un nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video sul Zero Waste e questo sarà un video, come si dice, un po' di quelli commoventi. No, non è vero. Oggi siamo qua per fare un video dove voglio parlare di come è stato quest'ultimo anno della mia vita per quanto riguarda il Zero Waste. Non parliamo di altre cose, perché se devo fare un video su come è stato quest'ultimo anno della mia vita su altre cose dovrei parlare per 6 ore e no. Quindi, allora, io l'anno scorso, a novembre, credo fosse fine novembre mi sa, avevo pubblicato il mio primissimo video che riguarda il Zero Waste, che vi lascerò linkato qua sopra se volete andare a vedere. Ero molto, molto, molto depressa in quel video. E si vede pure. Vabbè, non importa, quindi se volete andare a quel video, se non l'avete mai visto, ve lo lascio linkato, dove ho iniziato, diciamo, il mio approccio al Zero Waste, dico magari un po' di boiate in quel video, quindi sì, si impara crescendo, sì. E quindi oggi voglio parlare di com'è stato questo ultimo anno, cosa ho imparato dal Zero Waste, cosa non ho imparato, quanti mental breakdown ho avuto e cose simili, ecco. Allora, primissima cosa, devo dire che quest'anno è passato molto in fretta, onestamente, per quanto sia stato un anno di merda, il 2019 intendo. Oddio, siamo nel 2020, quindi il mio primo video pubblicato nel 2018, fine 2018. La parte Zero Waste, diciamo, che mi ha aiutato tanto a cambiare tante abitudini, quindi diciamo che non è stato facile per certe cose, perché magari erano anni che ero abituata a una certa cosa, quindi quando cambi abitudini non è mai facile. Però il Zero Waste non è nemmeno una cosa che è tutto rosa e fiori, nel senso che ci saranno sempre comunque delle rinunce che dovrai fare se vorrai farle. Però comunque non esistono delle regole precise, non è che se tu non fai tutto allora sei meno Zero Waste di chi magari fa tutto ma, che ne so, mangia carne o fa tutto ma usa la macchina tutti i giorni. I piccoli cambiamenti hanno comunque un certo impatto ed è sbagliato, perché vedo comunque tanta gente dire questa cosa: vabbè, ma cosa vuoi che cambi se una persona non chiude l'acqua del rubinetto? Cambia, perché a lungo andare cambia, a lungo andare sono piccoli gesti che però fanno la differenza, come pure la semplice cosa di avere la borraccia d'acqua e non comprare le bottiglie di plastica tutti i giorni, una cosa che io facevo sempre quando ero all'università. Io all'università, soprattutto alla triennale, avevo sempre la bottiglia di plastica e la compravo quasi tutti i giorni, la riempivo magari qualche volta. Però poi quella bottiglia c'ha schifo effettivamente, in estate poi l'acqua tipo si riscaldava un sacco e non mi è mai passata per l'anticamera del cervello di avere una cacchio di bottiglia riutilizzabile, perché sono cose alle quali tu non pensi, perché sei abituato a certe comodità ma non pensi né allo spreco di soldi né allo spreco di plastica né a niente, perché non perché non ti interessi, ma perché effettivamente non sono cose di cui la gente parla. Io perché ho iniziato il Zero Waste? Ho iniziato il Zero Waste perché, vabbè, era un brutto periodo della mia vita in cui volevo concentrarmi su altro tranne che risolvere i miei problemi, ecco, mettiamola così. Quindi avevo iniziato, mi era comparso un video Zero Waste a caso nella mia timeline. Allora, io seguivo già comunque persone come Naki, che lei comunque è vegana e parla principalmente di quello, del yoga, però parla anche di Zero Waste, e persone come Carotilla, che lei parla principalmente di moda sostenibile, però comunque parla anche di cose inerenti allo Zero Waste, e seguivo anche, cioè seguo tuttora queste persone per dire, e seguivo anche Francesca Boni, principalmente perché lei aveva fatto dei video sul Canada, mi piaceva tanto come personalità, e poi anche lei si è messa a parlare di moda sostenibile. Quindi diciamo che seguendo certe persone che iniziano a parlare di certi argomenti, inizia a interessarti anche tu. Poi non è detto che tu voglia fare questi cambiamenti, però solo l'interessarti a certe cose ti fa capire che effettivamente tu queste cose non le conoscevi, tipo anche la moda sostenibile. Io la roba del fast fashion, cioè i miei primi cambiamenti che ho fatto sono stati tipo il passare al cruelty free, perché anche quello non ci ho mai pensato, il cruelty, cioè le cose che sono testate sugli animali, non ci pensi se tipo, che bella questa palette, che bella questa fondotinta, quando effettivamente uno, non guardi gli ingredienti, due, non sono testati, non sono testati, tre, che tipo di compagnia è, tutte queste cose qua, non ci pensi, perché che bello il rossetto. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato effettivamente il cruelty free,
che non è stata una cosa difficile da fare. E onestamente è una cosa davvero difficile da fare passare il cruelty free quando ci sono un sacco di compagnie che sono cruelty free. Oltretutto voi che magari vivete in Italia siete ancora più fortunati perché ci sono brand come Neve Cosmetics, Mulac, come si chiama l'altro? Nabla, che sono tipo dei nomi che conoscono pure gli stranieri, onestamente, soprattutto Nabla, lo conoscono pure qua in Canada, che sono cruelty free e se non mi sbaglio forse sono pure vegan. Quindi diciamo che non è difficile passare al cruelty free, è una cosa che trovo esagerata, cioè mi viene da ridere quando la gente dice vabbè, però mi piace troppo Mac. E dai, che ci sono mille brand al mondo. Quindi diciamo che quello è stato il primo passo che ho fatto per oltretutto, vabbè, bo la borraccia in realtà è stato un cambiamento non fatto col Zero Waste, ma con il Canada. Quando sono arrivata in Canada ho visto che tutti avevano la borraccia e tutti avevano la cosa per il caffè. E siccome è da brava studente che stava sempre all'università ed era poraccia, mi facevo tutte le mie cose a casa, tipo preparare il pranzo, farmi il caffè, mettermelo nel termos, prendermi l'acqua, tutto quanto era proprio per evitare di fare certi sprechi di soldi. Non pensavo al fattore, oh, spreco, non spreco plastica, perché non ci pensavo in quegli anni, stiamo comunque parlando di 4 anni fa. Quindi diciamo che questi cambiamenti sono stati fatti quasi per bisogno. Ed è divertente pensarci per lo stesso tempo, è tipo, ma per fortuna che sono stati fatti per bisogno. Poi, anche quando ho iniziato a lavorare, andavo sempre al lavoro, avevo sempre il mio pranzo pronto, perché non mi andava di andare sempre a sprecare soldi per mangiare, quando potevo benissimo farmi una pasta a pomodoro a casa e andare al lavoro. Quindi, certi cambiamenti erano già stati fatti nella mia vita inconsciamente, cioè inconsciamente nel modo di dire che non li ho fatti perché avevo un certo bisogno. Poi però col Zero Waste ho iniziato a informarmi su tante cose. Allora, io sono una di quelle che o se fa tutto o non se fa niente, che non credo sia l'approccio più sano alla vita. Ecco perché all'inizio l'ho trovato molto difficile Zero Waste, proprio perché io facevo tutto e certa gente non faceva niente, ok? Quindi questa cosa mi frustrava tanto. Questa frustrazione è durata comunque tanto finché non ho capito che effettivamente pure se io dico alla persona guarda che questo danneggia bla 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 bla, anche se non ci pensi bla bla bla, se quella persona fregherà qualcosa lo farà, se quella persona fregherà niente non lo farà. Quindi io anche adesso continuo a parlare di certe cose che per me sono ovvie, ma non sono ovvie per tutti. Proprio per questa cosa che la gente non ci pensa finché magari non lo sente, non lo legge e non lo vede da qualche parte. Non è che la gente è scema, cioè semplicemente non possiamo sapere tutto nella vita, ecco. Quindi diciamo che all'inizio c'era un po' la frustrazione di dover fare tutto e farlo bene e la frustrazione di voler che anche gli altri prendessero il tuo esempio. Cosa che non è successa. Parliamo tipo anche, che ne so, non voglio, cioè, anche di persone che comunque mi sono amici, che possono benissimo mandare un messaggio su WhatsApp dicendomi: senti, ma tu che cosa fai per questo? Ci sono state persone che mi hanno scritto dicendo: ma tu cosa fai per fare questo, questo, questo? Qual è la tua soluzione a questo? Eccetera, eccetera. Poi ho iniziato a parlarne tanto su Instagram, a parlarne tanto su YouTube, però non è detto che i miei conoscenti mi guardino su YouTube, non è detto che la gente legga tutti i papiri che scrivo su Instagram, quindi alle volte era frustrante vedere che c'erano delle cose così semplici da poter fare e comunque non volevano farlo o non gli interessava farlo. Quindi dopo un po' ho deciso di sbattermene nel cazzo, detta proprio col francesismo, perché ho capito che non andava bene per la mia sanità mentale di pensare che quello che faccio io dovessero farlo tutti, perché effettivamente non a tutti frega. E è stato difficile accettarlo, però non a tutti frega, non a tutti interessa. Quindi diciamo che io ho deciso semplicemente di parlarne, sia perché mi sentivo sola in questa cosa, nel senso mi sentivo sola perché volevo parlare di queste cose, ma non è che potevo scrivere ai miei amici: senti, ma lo sai che ho scoperto questo nuovo shampoo solido? Pazzesco! Quindi diciamo che volevo parlarne con qualcuno proprio per non sentirmi meno sola in questo percorso, e ho iniziato effettivamente a parlarne su YouTube, a parlarne su Instagram, e su Instagram, su YouTube, ma soprattutto su Instagram, ho trovato comunque persone che si interessavano alla stessa cosa, una
una mia cara amica di YouTube che è la Stronzetti, Charlotte, anche lei ha iniziato a fare video sull'argomento, quindi ogni tanto noi due ci parliamo comunque anche su WhatsApp e tutto, parliamo di avere qualcuno con cui parlare di queste cose, anche se sembrano stronzate, sono comunque conversazioni che puoi avere con qualcuno che capisce perché fa lo stesso percorso ed è una cosa che ti fa sentire meno sola. Quindi diciamo che questo, cioè tutto il mio percorso Zero Waste mi ha aiutato sia a fare cambiamenti nella mia vita, sia ad approcciarmi più diversamente a certe cose, anche in generale come io mi approccio alle cose. Il Zero Waste comunque mi ha aiutato a capire che devo approcciarmi in maniera diversa del tipo. Quindi diciamo che ho deciso semplicemente di migliorare questa parte del evitare di pensare che a tutti freghi di ciò che faccio, che tutti pensino che io stia facendo qualcosa di buono, perché non tutti magari pensano che io stia facendo qualcosa di buono. L'importante è che io pensi che di star facendo qualcosa di buono, io penso di sto facendo la differenza. Poi se posso aiutare gli altri, perché comunque c'è tanta gente che da quando ne parlo su YouTube, su Instagram, mi scrivono sempre, mi chiedono ma tu cosa fai, ma che shampoo usi, ma cosa usi per struccarti, ma cosa fai, bla 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 bla, e io sono felicissima di rispondere a tutte queste persone, cioè mi fa piacere perché la gente pensa a me come riferimento per questo argomento. Quindi questo mi ha fatto avvicinare cioè mi ha fatto conoscere anche gente su Instagram, mi ha fatto conoscere gente su Twitter, che è molto bello, quindi questa cosa mi ha fatto sentire meno sola, quindi ho iniziato a vedere Zero Waste ho iniziato a vederlo con una visione migliore, ecco, quindi poi pian piano sono passata a fare altri cambiamenti, cioè del tipo sono diventata vegetariana, che per qualcuno può sembrare una cazzata, che non salverà il pianeta, bla bla bla, io come ho già detto di questo argomento non ne voglio più parlare perché c'è troppa polemica, cioè tu osa parlare di essere vegetariano, la prendono tutti come un attacco personale perché tu mangi carne, vabbè, e niente, Quindi questo è stato un cambiamento enorme, cioè nel senso comunque è un cambiamento enorme dopo 26 anni di vita che si è abituato a mangiare in un certo modo, poi passi comunque a un'alimentazione in cui devi anche pensare un po' di più a quello che stai cucinando. Quindi anche quello non è stato facile, però allo stesso tempo, come vi ho già detto, lui mangia quello che mangio io, quindi a casa noi mangiamo vegetariano, alle volte anche vegano e tutto quanto, quindi mi aiuta il fatto che lui mangi le stesse cose che mangio io. Non dico che tipo se ci avessi del prosciutto in frigo sarei tentata e quindi oh my god, no, non è questo, semplicemente mi fa piacere perché ti senti anche sostenuta in questo percorso, quindi è molto bello, è molto bello. Poi ho iniziato a pensare alle cose più stupide, tipo, non lo so, tipo gli smalti, cioè io so che si può sembrare una cosa stupidissima, però anche lì quasi tutti i brand che esistono di smalti testano sugli animali, quindi già per principio tu parti con, ah, quindi non posso comprare gli smalti, e in realtà ho trovato un brand che fa degli smalti 85% naturali, perché comunque c'hanno alcune cose chimiche, ecco, e sono degli smalti molto validi, e io ho tipo due smalti in casa, ma come vedete io tengo le mie unghie naturali forse dall'estate scorsa, onestamente quando è arrivata l'estate, uno perché non c'avevo mai tempo di guardare le mie unghie comunque crescono molto in fretta, quindi se io volevo avere delle unghie curate basta che le lasci crescere e fine, non serve che io mi metta a fare chissà che. Mi sono fatta le unghie al matrimonio, ma le ho fatte naturali, proprio per il fatto che prima mi facevo il semipermanente, avevo anche il kit per fare le cose semipermanenti, perché giustamente il semipermanente dura tanto, quindi tu sei là per 3-4 settimane che non ci pensi, però le mie unghie purtroppo crescono molto in fretta, quindi anche il semipermanente dopo 2 settimane dovevo già rifarle, e giustamente uno, devi usare comunque cose iperchimiche, due, devi star là almeno un'oretta, due per farle, se vai dall'estetista sono comunque soldi, non è detto che loro usino prodotti non testati sugli animali o robe simili, ecco, quindi diciamo che queste sono cose che ti fanno un po' pensare, dici ma effettivamente a me cambia qualcosa di non mettere lo smalto sulle unghie? O semplicemente metterlo, che ne so, in occasioni così, tipo se proprio vuoi mettere lo smalto. Quindi ho smesso anche di farmi le unghie, cioè di farle, nel senso ogni tanto vado dall'estetista solo per farmi fare la manicure normalissima del tipo pulirle e fine. Cioè non... io onestamente ho iniziato ad apprezzare le mie unghie al naturale ed è una cosa che mi fa piacere perché
è una cosa almeno per cui preoccuparsi, cioè mi preoccupa quando vedo che magari c'ho troppe le ciglia, andrebbero un po' pulite, ecco. Quindi anche là, cioè semplicemente vado dall'estetista, mi pago una manicure semplicissima dove mi pulisce e fine. Fine. Non è morto nessuno. Però sapete, questi sono cambiamenti che ognuno decide di fare, cioè secondo me ci sono cose più importanti che si possono fare che che rinunciare a farsi le unghie col gel, che sì, ok, mega tossico come cosa, quindi vabbè, però nel senso se una persona si fa le unghie col gel ma poi fa un botto di cose nella vita in generale, ha fatto tanti cambiamenti, cioè non è una persona del merda solo perché decide di voler avere le unghie curate, cioè è proprio una cazzata. Un po' come io, cioè io mi trucco alla fine, ho comunque prodotti per il trucco, comunque continuo a comprare trucchi, ma anche là mi limito ad avere poche cose ma buone, ecco, tutto qua. Quindi diciamo che non è che il zero waste significa che devi iniziare a vestirti con i sacchi e le patate. Cosa che non è sicuramente stata difficile è stato il cambiamento, cioè rinunciare alla fast fashion, che è stata una delle prime cose che io ho fatto, perché avevo visto il documentario di True Cost, ne avevo parlato di queste cose, vi lascio il video comunque se vi interessano, se non avete visto comunque c'è una playlist che si chiama proprio Zero Waste, quindi potete andare a vedere tutti i video che ho fatto in passato, se siete nuovi, se non li avete mai visti. Quindi anche quello non è stato difficile, perché non sono mai stata una grande shopaholic, come l'ho già detto. Qua a Montreal sono molto molto fortunata perché ci sono tantissimi negozi dell'usato, tantissimi thrift shop, però in ogni caso ci sono un sacco di piattaforme, siamo nel 2020, ci sono un sacco di piattaforme online, puoi comprare i vestiti usati anche online, c'è Depop, c'è anche Marketplace addirittura, quindi insomma non è difficile rinunciare alla fast fashion, e anche là è un'abitudine che ci siamo creati, è una cosa che è facile andare da H&M perché H&M è là, Zara è là, Mango è là, quindi è facilissimo andare a fare shopping perché io devo dare i miei soldi alle catene etiche, bla 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 bla, non ci siamo capiti. Quindi diciamo che anche là un cambiamento, sicuramente non è un cambiamento facile, perché comunque se vuoi qualcosa di nuovo, cioè metti che, non lo so, hai la laurea, ok, vabbè io mi sono già laureata, sono a posto, però nel senso metti che hai una laurea e dici, ah ma io vorrei qualcosa del nuovo per la mia laurea. Prima cosa è il pensiero che è sbagliato, nel senso sicuramente puoi guardare nel tuo guardaroba, sicuramente c'è qualcosa che puoi indossare senza comprare un'altra cosa nuova per la laurea. Però a prescindere, nel senso, il problema è solo quello, nel senso che, ma io se voglio comprare qualcosa di speciale per una certa occasione, non ho tempo di andare in negozio dell'usato, non ho tempo di comprare online, eccetera, ok, posso capire, però allo stesso tempo ci sono altre soluzioni del tipo, guardare il tuo guardaroba bellissimo, farti prestare qualcosa o comprare usato, cioè andare nei negozi, perché sicuramente sai quando ti lauri, sai quando c'hai un matrimonio, vai nei negozi con largo anticipo. Quindi anche là è tutta questione di mentalità, tutta questione di comodità, perché la gente si è abituata a un certo comfort, parlo anche per me stessa, nel senso ci siamo abituati a un certo comfort di avere tutto pronto, pappa pronta, ecco, quindi è molto difficile passare ad altri cambiamenti. L'unica cosa che non mi piace della mentalità di bla 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 è che tanti pensano che se tu sei zero waste stai imponendo il tuo stile di vita, un po' come quando sei vegetariano, tutti pensano che se tu dici sono vegetariana, wow, non impormi il tuo stile di vita, oh my god, quindi diciamo che anche là se ti senti un po' buttato giù perché dici, ma non ti ho detto niente, cioè ti ho solo detto che boh, non mi compro la bottiglia di plastico o non vado da McDonald's perché non voglio dare i miei soldi a questa catena. E quindi anche là è molto difficile, io spero che questa sia una... spero che il 2020 porti tanto cambiamento di mentalità. Però nonostante tutto vedo comunque che c'è tanta gente che fa del suo meglio, c'è tanta gente che ne parla, c'è molta più gente che ne parla rispetto a quando avevo, diciamo, iniziato io a interessarmi all'argomento. Poi ogni tanto abbiamo l'impressione che ho iniziato ad interessarmi, adesso ovunque vedo questa cosa, però in realtà è veramente che nel 2019 ho visto tanta più gente parlare della cosa e tanta gente che mi ha detto che loro stanno facendo i cambiamenti grazie ai miei video, grazie alle cose che scrivo, io ero tipo nelle lacrime, fiumi di lacrime quando la gente mi dice queste cose,
E che voglio dire per concludere, perché anche questo video è diventato lungo, madò santa, è che comunque quest'ultimo anno non è stato facile da tanti punti di vista nella mia vita personale, però allo stesso tempo il Zero Waste mi ha aiutato sempre, perché mi ha fatto capire che comunque là fuori c'è gente che gli importa di queste cose, c'è gente che fa le stesse cose che faccio io, c'è gente che cerca di fare le stesse cose che faccio io faccio le stesse cose che certa gente fa, insomma tutto un circolo. E mi fa piacere, quindi mi fa sentire meno sola rispetto a come mi sentivo io all'inizio, ecco, diciamo, del mio percorso. Ci sono stati cambiamenti non facili, ci sono stati cambiamenti molto facilissimi, del tipo che ho detto ma perché sta cosa deve essere così un grosso problema quando si può fare click e fine. E niente, sicuramente ci sono stati degli scivoloni che ho fatto, ci sono stati degli sbagli che ho fatto, ho imparato dagli sbagli, ho imparato a capire che, non so, a controllarmi anche meglio, perché anche a me ogni tanto non è che sto a dire io ho rinunciato a fast fashion, cioè sono top top top. Ogni tanto mi capitava di andare con le amiche nei centri commerciali dove io non andavo quasi mai, perché giustamente ci sono solo catene fast fashion, e ogni tanto sai, entri nei negozi e dici che bello questo vestito, perché comunque sapete, siamo comunque umani, nel senso, guardiamo e siamo tipo bellissimo, poi giustamente ero tipo no, cioè tipo tornavo un po' alla realtà del dire no, non ne hai bisogno, cos'è H&M, ricordiamoci cosa fa nella vita, no, quindi diciamo che alle volte era un po' un, non dico una battaglia perché stiamo esagerando, però nel senso ogni tanto era difficile nel... Perché non ti sentivi normale, mettiamola così, perché dici, esci con le tue amiche, stanno là a far provarsi cose, bla 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 bla, e poi tu sei là tipo, scusate, ma io non compro fast fashion. Quindi alle volte uno ti senti tipo, che vorresti dire a queste persone, vi prego, non sostenete le fast fashion, oppure ti prego, non comprare questo prodotto che è stato sugli animali. Ma allo stesso tempo mi sentivo un po' una rompicoglione a fare questi discorsi, quindi tipo... Se io dicevo guardate, vengo con voi ma non compro perché non sostengo queste catene, loro mi chiedevano il motivo, glielo spiegavo, ma non stavo là a dire oh maledetto stronzo, io non esco più con te. Quindi diciamo che io vado, cioè se devo andare con la mia BFF da H&M perché le vuole prendersi tutti i vestiti in saldo, sicuramente mi sentirei male, perché dico, lo sai benissimo i miei, come si dice... i miei principi e tutte le cose per cui c'è che penso, ma allo stesso tempo non posso star là a obbligare le persone a pensare la stessa cosa come me. Che crescita pazzesca. Quindi diciamo che questa mentalità l'ho cambiata un po', nel senso del capire che chi vuole cambiare lo farà, chi non vuole cambiare non lo farà, quindi è inutile imporre le proprie opinioni, quindi io parlo di certe cose solo se mi vengono chieste, oppure cioè comunque sui social, sulle robe parlo delle cose e ognuno può leggere la cosa, accettarla o ignorare ciò che dico, guardare i miei video e dire sta qua dice un botto di cazzate, va benissimo, e questa cosa ho imparato ad accettarla. Ogni tanto mi girano con gli uncelli, però però si impara anche così. E niente, questo video sembra molto confusionario, cheat doina ogni video. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi però se avete fatto dei cambiamenti nella vostra vita, quali sono i cambiamenti che avete fatto nella vostra vita, le cose più facili, le cose meno facili che avete dovuto cambiare, così che siamo tutti insieme, tutto un club di disagiati. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!